Ciao a tutti, io sono Fabrizio della Speedy News, il canale che vi segue 7 giorni su 7 dandovi tutte le news sul mondo del lavoro, sulle pensioni, sulle misure a sostegno del reddito e tantissimo, tantissimo altro. Quindi mi raccomando, iscrivetevi subito ora al canale, soprattutto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno successivamente. E mettete like e soprattutto lasciateci tanti commenti come al solito per farci sapere che cosa ne pensate di quello che dichiarano i politici, di quello che rappresentano le manovre che stanno portando avanti i membri del governo e quant'altro. E torniamo a parlare di pensioni come promesso e parliamo delle pensioni sotto il punto di vista di Berlusconi. Come vi ricordate, Berlusconi aveva promesso in campagna elettorale i famosi aumenti a 1000 euro per le pensioni minime. Ovviamente tutti i pensionati con la pensione minima hanno detto che Berlusconi è al governo, quindi Berlusconi sta governando e ora manterrà la promessa. E quindi, incalzato dai giornalisti, Berlusconi ha fatto capire che l'obiettivo dei 1000 euro in realtà non è un obiettivo immediato, ma è un obiettivo che ha Forza Italia e che vuole raggiungere nell'arco della legislatura. Quindi se il governo durerà nell'arco dei 5 anni, in questi 5 anni le pensioni verranno portate, secondo quanto ribadisce Berlusconi, a 1000 euro. Ora fatemi sapere se voi ci credete a queste cose, a queste dichiarazioni di Silvio Berlusconi e poi soprattutto alle dichiarazioni dei politici in generale, politici come Berlusconi che nel frattempo non riescono neanche a far aumentare le pensioni minime a 600 euro, tant'è che la legge di bilancio ha un magrissimo aumento per le pensioni minime che si attesta all'astronomica cifra di 8,45 euro, quindi praticamente le pensioni che erano a 560 rotti verranno portate le pensioni minime a 572,18 euro nel 2023 con l'astronomico aumento di 8,45 euro. Quindi capite bene che 8,45 euro contro un aumento che doveva essere almeno di, considerando i 560 euro di partenza, almeno di quanto, ragazzi, di 440 euro in più circa, euro più euro meno, da 440 euro più promesso in campagna elettorale, insomma, per il 2023 8,45 euro. Questo, ragazzi, è per farvi capire che prima di andare a votare e andare appunto a votare, poi a chi la spara più grossa poi porta a questi risultati che rappresentano delle vere e proprie bugie purtroppo. Quindi addirittura, ripeto, la proposta che stava portando avanti Forza Italia per la legge di bilancio del 2023 di portarle comunque a 600 euro è stata bocciata e ora ci sta provando con gli emendamenti, però ci sono delle fortissime riserve in quanto servirebbe ben un miliardo per portarle a 600 euro, quindi immaginiamo quanto serve per portarle a 1000 euro e i soldi non ci sono. Allora spunta un'ipotesi di mediazione che è quella di prevedere l'aumento a 600 euro solamente per gli over 75 e quindi c'è una discussione che sfocerà poi forse in un provvedimento con un emendamento alla legge di bilancio 2023. Quindi vi chiedo, ci credete che per gli over 75 si porterà a 600 euro? Che cosa ne pensate? Vi sembra giusto portare solo per gli over 75 a 600 euro le pensioni minime? Quindi per me è molto importante, ragazzi, farvi sentire, soprattutto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché poi, insomma, io sono convinto che tutti questi commenti sui social verranno anche letti dai politici che ormai hanno bella comoda la poltrona
per 5 anni, si sono dati i loro bei bonus, i loro bellissimi stipendi, più i rimborsi spese, e quello che hanno promesso, tanto oramai passerà nel dimenticatoio. Sono sicuri che intanto voi, come fate ogni volta, quando si arriva alle elezioni, rivoterete chi promette e chi la spara più grande, ok? Quindi ricordiamoci sempre che poi la colpa è anche e solo la nostra. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Voi nel frattempo iscrivetevi al canale, mettete like e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno successivamente. Ciao a tutti!